Lo so che questa sedia così buttata così un po' brutta, ma tante me l'hanno prestata e quindi la sfruttiamo. Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di cose molto frivole, molto leggere, perché in questa prima parte di video che sto registrando, ne registrerò poi altri molto più impegnativi, molto più seri, più dettagliati. Sto facendo delle prove con la scusa, smaltisco un pochettino la lista di video da fare che ho sul telefono, no? Che questo telefono fa tante cose, l'avrò ancora per poco, però va bene. Però smaltisco un pochettino di video da fare. Erano cose che volevo dirvi, ad ogni modo. E comunque sto facendo anche dei test per vedere audio, luci e quant'altro. Purtroppo per ora devo dire che questi test non stanno andando come avrei voluto, però va bene, va bene, va bene. Quindi, torniamo a noi. Questo video lo volevo dedicare a che cosa? Ad una delle mie grandi passioni, che è una delle tante grandi passioni che ho, a parte quella della palestra, dello studio fondamentalmente sì, perché studiare è una passione. Perché se no lo farai sempre come un dovere e non ti piacerà mai quello che fai. Però a me piace tantissimo lo snorkeling, la cucina e viaggiare. A me piace veramente tanto viaggiare, mi piace veramente tanto cucinare e provare ricette nuove e soprattutto quando riesco a combinare queste due mie passioni, viaggiare e cucina, lo snorkeling, poi l'estate mi ci dedico, forse pubblicherò qualche video, vediamo se mi esce qualche pubblicazione, come poterla collocare quest'estate, la posso provare a fare. Però io quando riesco a concentrare viaggio e cucina, io sono la persona più felice del mondo. Io ho girato qualche paese, non tantissimi, e sono stato in Inghilterra, in Spagna, mi manca la Francia, sono stato in Germania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Austria, Grecia, Cipro, Turchia, Israele, Palestina, Egitto, mi sembra di averli detti tutti più o meno. Non mi ricordo, sto organizzando un viaggio anche in Norvegia e un altro in Vietnam e Indonesia perché mi piace veramente tantissimo viaggiare. E quando riesco a unire appunto queste due passioni con la cucina io l'adoro. Io ho mangiato e chi mi vede nei video dei video su Instagram, io vi invito a seguire la pagina, ragazzi, perché a parte storie, ogni tanto cerco di dare anche delle nozioni un pochettino educative, a parte dei meme che ogni tanto pubblico, quindi cioè, due risate scappano, pubblico anche video in cui mangio roba strana, roba che viene dal Pakistan, dall'India, roba che viene dalla Cina, anche qua in Germania, no? Ho avuto l'onore di trovare uno stand cinese serio, però era una giornata dedicata tutta alla Cina, era bellissimo, c'ho quelle foto mi sembra su Instagram, se non mi ricordo male, comunque roba, ho mangiato roba veramente che faceva schifo e a me piace mangiare roba strana, mi piace mangiare roba strana, poi io li pubblico poi su Instagram, non su YouTube, però a me piace tipo mangiare roba bollita in maniera particolare, anche i piatti che faccio, tipo se trovo qualche spezia particolare le provo, provo qualche ricetta e io quello, i viaggi che faccio sono viaggi di tipo culinario. Ho provato qua in Germania la salsiccia di sangue di maiale, Blutwurst si chiama, se non mi sembra, sì, Wurst, ho mangiato uno steak che lo fanno loro, ho mangiato in Inghilterra la torta di carne, la beefcake. Ho mangiato delle zuppe in Polonia impraticabili, anche in Grecia ho mangiato i formaggi loro, ma ecco, la Grecia già è più buona. Però poi mi sono dovuto ricredere in Turchia o in Israele quando ho mangiato la roba locale loro, che è buona, speziata, aromatica, ma se non ti piace il cammello, ecco, perché l'ho mangiato, ho mangiato anche la carne di cammello e la si mangia e raga, non ci posso fare niente. Quindi ragazzi, ecco qua, quando voi vedete su Instagram, vi invito appunto a seguirlo, poi se li volete anche su YouTube li posso fare, tipo degli opening pack come fanno alcuni YouTuber molto più famosi di me, lo possiamo portare ragazzi. E
E questo per lo più è, ecco, semplicemente questi video pronto consumo, che non so se ricaderà qui oppure nel vlog questa parte qua. Comunque ho spiegato il motivo per cui io vado in giro per l'Europa e non solo a mangiare roba particolare, perché a me la roba più è strana, più è particolare e più mi intriga. Sì, mi deve essere qualcosa che deve puzzare, cioè nel senso io lo adoro quando tipo apro una busta di qualcosa che non conosco, oppure mi servono questo piatto, magari un brodino con degli occhi che galleggiano e dico: che è sta porcheria? Magari è buona, l'assaggio, fa schifo e la butto. No, scherzo, ma la finisco di mangiare perché per lo più sono una fogna, però ragazzi, a me piace così, mi godo anche questo aspetto della vita, e a parte quello della palestra, quello che volete. Questo è uno dei pochi video dove non si parla della palestra qui. Avete notato? Della cucina e dei viaggi. Fatemi sapere voi dove siete andati in viaggio, sì, dove avete viaggiato, dove volete andare, se state organizzando qualcosa. Non c'entra niente con tutto quello che è il programma e la programmazione YouTube di questa mia pagina. Però ragazzi, fatemi sapere che cosa avete mangiato di strano, insomma, che cosa volete assaggiare nei commenti, oppure scrivetemi in direct, ragazzi, dove vi risponderò ben volentieri e ci confronteremo sulle porcherie che abbiamo mangiato insieme. Detto questo, ragazzi, io vi lascio un saluto, un abbraccio, un bacione da InSport tedesco, no, in verità è sempre italiano, e buon allenamento appunto da InSport. Ciao!